Era una piaga già negli anni scorsi, ma l'aumento esponenziale dei suicidi nelle carceri italiane, 52 in soli 6 mesi, impone interventi più che riflessioni. Tra le principali cause è il sovraffollamento con un tasso di occupazione al 130%. La Camera Penale di Palmi ha organizzato in piazza Mendola la maratona oratoria staffetta per orientare e informare l'opinione pubblica sulla condizione di degrado in cui versa il sistema carcerario italiano. Bisogna convincersi che il carcere appartiene alla società. Ed è responsabile la società anche degli eventuali errori che la persona commette, fermo restando che le responsabilità personali, sia dal punto di vista morale e sia dal punto di vista giuridico, sono personali. Però i reati si verificano nella nostra società. Io dico spesso che i reati si verificano nelle sacrestie, per quanto mi riguarda, anche noi preti. Ha sollevato polemiche la proposta del ministro Nordio di allontanare detenuti stranieri come possibile soluzione al problema del sovraffollamento. Certo è che l'attuale stato del sistema mortifica la dignità di detenuti e personale di polizia penitenziaria. Dal punto di vista istituzionale, il carcerato non può restare solo, perché la parte migliore di se stesso è fuori, i figli, le famiglie, e bisogna stare attenti a garantire questi diritti dell'uomo per quello che riguarda la dimensione affettiva. Perché se si abbandona anche questo, l'uomo si sente autolizzato. Io sto uscendo dal carcere, stamattina un detenuto ha mandato in aria tutte le cose perché è solo, è abbandonato da tutti. E devo dire che dopo aver celebrato la messa con cui si è avvicinato un altro detenuto e mi ha detto: l'unico che è venuto qui a visitarmi in stato di isolamento sei stato tu, e io per questo vengo a messa.